proprio di questo genere, quando si è per la prima volta in testa una mezza di coppa del mondo, è proprio l'emozione. Forza lo stesso, partito con grande decisione, la presa di frescore balneario, mamma mia, sta prendendo dei rischi folli, folli. Veramente sta girando come un matto, non arretrare, anche lui gli ha perso aderenza, sta tirando come se fosse lui che deve recuperare, invece di amministrare un secondo evento. Mamma mia, grandissimo comunque fino ad ora. Forza certo. Eccolo ora, sul secondo cambio, direi che è nettamente davanti questo intermedio, anche lui è sbagliato, sono tutti sbagliati, non prendeteli assolutamente come punti di riferimento, comunque il vantaggio certo, su questo sono sicuro. Adesso al muro, attenzione, adesso veramente gli basterebbe amministrare, non rischiare troppo, non buttare via. Sta attaccando ancora, ancora poche porte, forza Sergio, 2:20:40, tempo da battere, forza, ce la fatta la grande, gli ha massacrati, 2:22, gli ha massacrati, vi assicuro, è un matto, ha attaccato come se fosse lui a dover recuperare, una gara assolutamente straordinaria, ritorna un azzurro sul gradino più alto del podio, che un azzurro che non è aperto troppo dopo tanto tempo, grandissima gara. Secondo Altire, il terzo Tomba che comunque si avvantaggia in modo considerevole nei confronti degli avversari. Pensate, Accola è settimo, Girardelli decimo. Prestazione assolutamente straordinaria, ha preso dei rischi mostruosi. Dall'inizio alla fine, come se fosse lui, ripeto, a dover recuperare invece di dover amministrare 1,88, perché aveva 1,88 di vantaggio, guardate mentre lo portano in trionfo. 1,88 di vantaggio nei confronti di Pire, quindi poteva fare una gara un attimino più calcolata. Invece su una pista così rischi